Buongiorno a tutti ragazzi e grazie di essere qui, grazie a tutti voi per aver investito nel vostro presente. Turismo e doping sono due facce della stessa medaglia, spesso colpiscono i giovani e ne deviano proprio il percorso sano per una vita sana, sia sportiva che extrasportiva. L'Osservatorio Bullismo e Doping nasce principalmente dal cuore di tanti professionisti, dal cuore di tante persone, dal cuore di tanti campioni. Contro il bullismo, contro il doping, due piaghe della società civile e sportiva. Quanto è importante che i giovani ricevano un messaggio di rispetto delle regole e soprattutto di rispetto verso se stessi? Ma secondo me è fondamentale, la piaga del bullismo purtroppo esiste e spesso si sottovaluta, soprattutto nell'età, nella fascia d'età tra gli 11 e i 14 anni. Credo che messaggi portati, testimonianze portate da campioni dello sport siano molto importanti, siano toccanti. Ieri siamo stati per esempio a Palermo, facciamo questo tour in 25 città d'Italia, da Palermo, Trieste, L'Aquila, e dove incontreremo 10.000 giovani. E queste esperienze insomma ci fanno capire che il giovane va stimolato e lo sport, i campioni dello sport credo che siano un veicolo molto importante per stimolarli. Scuola e sport, amici di banco, quindi penso che oggi questa giornata sia il coronamento di questa situazione, di due tematiche, ma direi che più che tematiche di due piaghe che assalgono ormai la nostra società moderna, sia il bullismo e sia il doping. Specialmente in questa città dove penso che negli ultimi 4 anni purtroppo il bullismo ormai è aumentato notevolmente, a differenza di tanti inserimenti di società etnie e di cui d'altronde va fatto anche un discorso di collaborazione, di vivibilità insieme. E il mondo della scuola è sempre aperto a queste tematiche, anche perché il soggetto è sempre lo stesso, è lo studente la mattina e l'atleta il pomeriggio, quindi dobbiamo stare vicino ai nostri ragazzi, cercare di capirli, cercare di andare avanti.